Negli anni 20 l'atteggiamento delle donne verso il trucco è profondamente cambiato. Non si prova più a far sì che il trucco sia impercettibile. Deve essere evidente e attirare l'attenzione. Il ruolo assunto durante la Prima Guerra Mondiale e l'aver ottenuto in diversi paesi il diritto di voto fa sì che le donne degli anni 20 si sentano più audaci. Ma ad influenzare maggiormente la nuova moda del make-up è il cinema. Il trucco delle attrici deve essere molto marcato perché i lineamenti siano visibili sotto i riflettori e le donne vogliono imitare queste nuove bellezze. Anche se ora si possono nascondere difetti sotto il trucco, la cura della pelle rimane importantissima per evitare che il vivere giornaliero la rovini. Per la cura giornaliera del viso, alla quale si dovrebbero dedicare circa 10 minuti ogni sera, la cosa più importante è tenere la pelle pulita. Per prima cosa bisogna passare sul viso un panno morbido bagnato con acqua fredda. L'acqua fredda contrae i muscoli e i tessuti, ma non chiude i pori. In questo passaggio bisogna fare movimenti verso l'alto ed evitare assolutamente di tirare la pelle, perché quello è un modo sicuro per formare le rughe. A questo punto bisogna applicare la crema detergente, con movimenti leggeri e verso l'alto. Si parte dalla base del collo per arrivare al mento. Poi dal mento si gira intorno alla bocca e si risale lungo i lati del naso. Poi sotto gli occhi, dal centro fino alle tempie. Dagli angoli della bocca in diagonale sulle guance e sul naso dall'alto verso il basso. Infine dal centro della fronte fino alle tempie. Tutto il procedimento va fatto due volte. La crema detergente va rimossa con un panno bagnato in acqua fredda, seguendo le stesse linee dell'applicazione. Per pulire la pelle in maniera profonda va pianificato una volta alla settimana il lavoro di restauro, un trattamento al quale dovrete dedicare circa mezz'ora. Per prima cosa bisogna applicare sul viso un panno caldo e umido per aprire i pori. Per pulire la pelle in profondità bisogna usare qualcosa che estragga la sporcizia dai pori. Questo è esattamente quello che fa la Clasmic Pack. In realtà le Clasmic Pack erano tubetti che contenevano acqua, fango e profumo. Nel 1923 una ricerca medica consigliò alle donne di preferire il caolino, ma questo non fece calare le vendite. Bisogna ricoprire il viso con la Clasmic Pack o il caolino, senza lasciare libero neanche un angolino di pelle. Far asciugare la maschera. Per ottenere migliori risultati, sdraiatevi e rilassate la mente. Quando la maschera è asciutta, bisogna rimuoverla con un panno tiepido e umido. Questo procedimento contribuisce a far contrarre e tirare tutti i piccoli muscoli, che col tempo tendono a rilassarsi. Ora che la pelle è pulita, è il momento di applicare la cold cream con gli stessi movimenti imparati per la cura della pelle di tutti i giorni. Le cold cream erano creme che contenevano acqua. Questo le rendeva più rinfrescanti rispetto a quelle che si usavano in passato, composte da soli oli e burri vegetali. Da qui il nome crema fredda. La percentuale di acqua contenuta in queste creme era di circa il 20%. Nelle creme moderne, invece, è circa il 70%. Dopo aver applicato la crema, va preso un pezzo di ghiaccio e va passato sul collo e sul viso, finché la pelle non brillerà piena di colore e si avvertirà una sensazione di fresco. In questo modo i pori si richiuderanno con la crema al loro interno, dove farà un gran bene alla pelle. Dopo esserci occupate del viso, passiamo alla cura dei capelli. I capelli vanno lavati con un sapone delicato e bisogna aspettare che siano completamente asciutti prima di acconciarli. Non vanno mai asciugati con mezzi non naturali e non bisogna asciugarli esponendoli alla luce diretta del sole.
Spazzolarli è uno dei migliori tonici, nonché l'unico trattamento casalingo per prevenire la caduta. Per eliminare le doppie punte è sconsigliato bruciare i capelli, molto meglio tagliarli. Se i capelli si presentano secchi, bisogna usare poche gocce di olio di ricino dopo averli lavati e asciugati. Durante gli anni 20, sempre più donne decidono di tagliarsi i capelli. All'inizio, per via dell'inesperienza, i risultati non sono ottimi. Ma col passare del tempo, le donne si impratichiscono e i barbieri cominciano a capire come soddisfare al meglio la nuova clientela femminile. Tra le acconciature più popolari ci sono i tagli corti con ricci morbidi, i caschetti lisci e le acconciature ad onde piatte, spesso chiamate Marcel Waves. Queste ultime sono particolarmente difficili da realizzare, tanto che vengono vendute parrucche con questo stile, pronte ad essere indossate. Anche se in questi anni moltissime donne tagliano i capelli, la moda non è una ragione sufficiente per compiere questa scelta. I capelli lunghi, se ben acconciati, hanno il vantaggio di essere distintivi. Inoltre, ci sono molti modi per imitare tagli corti, soprattutto aiutandosi con fasce e decorazioni per capelli. Dopo aver affrontato l'argomento capelli, possiamo passare al trucco. Questa è la parte più difficile di tutto il lavoro di bellezza, perché richiede intelligenza, studio ed immaginazione. Negli anni 20 il trucco diventa veramente popolare. Viene usato da quasi tutte le donne, sia di giorno che di notte. E se all'inizio la scelta è poca, aumenta esponenzialmente nel corso del decennio, con nuovi brand che mettono in vendita nuovi prodotti, anche in versione compatta, così che le donne possano incipriarsi il naso e mettersi il rossetto in qualsiasi momento. La prima cosa da applicare è la Vanishing Cream. Si tratta di un'emulsione di olio in acqua che prende il nome dal fatto che sembra sparire sulla pelle quando applicata. Dopo questa base va applicata la cipria per schiarire e rendere più opaca la pelle. L'eccesso di cipria va tolto con un pennello. La matita per occhi va applicata sia sulla rima superiore che sulla rima inferiore. Poi va applicato il mascara.
più popolare in questo periodo è venduto in blocchetti solidi, che devono essere sciolti con acqua. Quando le donne non si trovavano in casa, potevano utilizzare la saliva. Una volta ottenuta la pasta, va applicato sulle ciglia con una spazzolina. Poi, con un pennellino, va applicato sulle sopracciglia, sfoltite e pettinate, per accentuarne la forma. In questo periodo vengono sfoltite piuttosto sottili e allungate verso il basso. Il rouge più popolare è quello in crema e va applicato sulle guance con due dita in movimenti circolari, senza sfumarlo sugli zigomi. Se si tratta di un trucco da giorno, spalmate una goccia di cold cream sulla palpebra per darle brillantezza. Per le donne che hanno paura che il loro uomo non voglia baciare labbra pitturate o semplicemente vogliono un aspetto più naturale, è possibile usare il Tangi. Si tratta di un rossetto magico che sembra arancione, ma che una volta applicato diventa di un rosa perfettamente abbinato alla carnagione della donna che lo sta usando. Il look per la sera può essere più audace. La matita va applicata sulla palpebra vicino alle ciglia e poi sfumata. Sempre sulla palpebra va applicato l'ombretto, che deve essere sfumato con le dita verso l'alto. Alcune donne lo sfumano fino alle sopracciglia. I colori in commercio non erano molti e le tonalità più comuni erano quelle del verde, del blu, del marrone e del grigio. Il rossetto va applicato in modo da far apparire le labbra piccole, ma accentuate al centro. Le donne più alla moda lo applicano esclusivamente al centro delle labbra, in una forma che si chiama bee stung, puntura d'ape. Questa moda deriva dal cinema. Le attrici infatti applicavano il rossetto solo al centro delle labbra, in modo che, quando si scioglieva inevitabilmente sotto il calore delle luci, non facesse un effetto clown. Alle donne dalle tonalità chiare si consigliano rossetti rossi brillanti, mentre alle donne con tonalità scure si consigliano rossi ciliegia e bordeaux. Neppure le mani vengono lasciate indietro nella rivoluzione del make-up. Le unghie, limate in forma ovale appuntita, vengono decorate con lo smalto sviluppato a partire dal 1922 sul modello della vernice per automobili. Si usa molto la manicure a luna, con lo smalto applicato solo al centro dell'unghia. All'inizio i colori disponibili sono pochissimi, con due o tre tonalità che variano dal rosa al rosso. Poi, tra la fine del decennio e l'inizio degli anni 30, si sviluppano brevi mode per colori esotici come il verde e il nero. Negli anni 20 il trucco non è più un tabù e finalmente anche le donne che non sono naturalmente belle possono diventarlo con l'aiuto del make-up. Almeno in teoria. Le ragazze provano a seguire consigli di libri e riviste per ottenere il look delle attrici del cinema, ma quasi tutte le tecniche di applicazione sono acerbe. In fondo le passate generazioni non possono davvero insegnare alle nuove come ci si trucca. Inoltre, la qualità dei cosmetici non ha ancora raggiunto alti livelli. Il risultato, soprattutto nei primi anni, a volte è un po' esagerato e pasticciato, ma poco importa. Lo scopo è attirare l'attenzione, essere moderne e reclamare il proprio posto nel mondo. Col tempo la tecnica si raffinerà, verranno prodotti più cosmetici e il gusto virerà verso la maggiore delicatezza degli anni 30.